Queste sono la garanzia per affari veri. Chi siete? Giorgia Bocci, maresciallo dell'arma dei carabinieri. Laura Condi, tenente della Polizia di Stato. Guardia di Finanza, capitano Chiara Rosi. Gli angeli saremo noi. Noi siamo sia gli angeli che i diamanti. Attenzione ragazze, action! Quella determinata, quella emotivamente coinvolta. Parente di quel Claudio di cui ho letto sui giornali. Più di quanto lei si possa immaginare. Se non si trova l'aeroportiva, questa volta io non me la cavo. Papà, ti aiuto io. Forse è anche l'ultima cosa che faccio al mondo. Descrivere Giorgia. Ma lei è distratta. Ti stai macchiando tutta. Oh, ma guarda qua. Oh, scusa. Scusa, ma che ci vede lungo. Stranissimo. Storia d'amore. Laura è un personaggio forte, poliedrico, impulsivo, è una sempre pronta a combattere, tecnologicamente esperta. Ok, speriamo di vedere qualcosa. John Gavia, è ora che mi facciate vedere di che pasta siete fatti. Che dobbiamo fare? Voglio quelle tre rompiscatole fuori dai piedi. Io qui ho grandi piani. Ha anche un grande sogno. Il nostro progetto, grazie alla nuova legge, farà di Porto Rico una nuova Las Vegas. Si stringe di ambigua amicizia con un mafioso di New York. Devo sapere dei diamanti rubati. È merce che scotta quella. I diamanti rappresentano la ferocia di Chiara. Hanno a che fare con quelli rubati alla banca? Oppure con i suoi contatti e con la famiglia Scaramuzzi? Ho amante anche del disco. E adesso dove la ritrovo? Sull'antenna più grande del mondo. Ho l'impressione che lei si sbagli di frequente su di me. Sui diamanti non mi sono sbagliata. Ti prometto che tuo padre non andrà mai in prigione. Mai. Questo film mi è piaciuto molto anche per il fatto che ci fosse molta azione fisica. Almeno io ogni tocco, però un po' che abbiamo messo in gioco. Sì. È meglio non dare troppo nell'occhio. E ci sono anche molti piccoli studenti. Questi angeli si trasformano. Porto Rico affascinante. Porto Rico è una terapia, essendo pieno di gabbiani, uccellacci, topi, rane, cavalli, di tutto di più. Questa è Giorgia. Dai! Tanti, tanti pubblici. E che altro dire? Prossimamente su Calcio.